siamo qui a commentare questa splendida vittoria del Verona, certamente in una giornata funestata da questa tragedia che si è verificata sul campo di Pescara, con la morte del giocatore Morosini. Ma veniamo a noi, un Verona straordinario ancora una volta tra le mura di casa. Sì, un Verona straordinario, un Verona furioso nella sua rimonta dopo aver ripassato la rete di De Falco. Ormai c'è troppo il Verona abbonato a questi gol subiti sul calcio piazzato, anche in questo caso nessuna responsabilità di Raffel, ma poi il Verona ha dato una risposta straordinaria, di grandissimo vigore, non ha lasciato nessuna possibilità a un Bari che pure ha delle dubbie buone qualità, ma che è stato travolto, come tra l'altro spiegava prima Vincenzo Torrente, un attore pugliese, di Pugliesi. Non è mai accaduto quest'anno per loro di beccare un'imbarcata come quella che invece hanno preso qua a Tevari nella giornata che ha anche segnato il dodicesimo successo consecutivo in casa del Verona, record assoluto per la B, battuto il Genoa di Gasperini nel 2006-2007, un altro primata per questo Verona che vola sempre più in alto in una giornata purtroppo resa tragica proprio quanto accaduto. Sì, infatti non ha parlato Mandorlini, perché ha avuto Morosini tra l'altro come calciatore, l'ho allenato all'Atalanta, ha parlato solo Berrettoni oggi nell'intervista che vedrete comunque sul nostro sito, perché di fatto ovviamente il cordoglio è unanime tra i calciatori, tra gli addetti ai lavori, addirittura la Serie A fermata domani. Torniamo però al nostro Verona, naturalmente questo è un messaggio importantissimo, no? Quello di oggi alle rivali per la promozione, Matteo. Eh sì, è un Verona che ha messo il punto esclamativo su questa giornata di campionato. Chiaro che suppongo che ferma là, sarà ferma, non verrà disputato, presumo neppure il recupero tra Torino e Sassuolo, il posticipo tra Torino e Sassuolo in programma per lunedì. Per ora il Verona è prima classifica naturalmente basata anche sullo scontro diretto favorevole con il Torino, che ha però una partita in meno perché deve recuperare con la Regina. È un grande passo questo, io devo dire che la partita col Bari la temevo, perché Bari appunto è la squadra corsara per eccellenza e ha fatto capire di avere degli ottimi elementi, una squadra veloce, dopo 1-0 tutto poteva diventare più difficile, invece il Verona ha tirato fuori attributi, una grande cifra di gioco, è chiaro che il Verona quando è in casa è dirompente, cosa diversa rispetto all'Hellas che spesso e volentieri purtroppo in trasferta è stato, non dico balbettante, però un po' troppo rifugiatario, quando invece è potuto essere devastante, ma non si può dire niente, una squadra che è prima in classifica e che vede il grande sogno avvicinarsi. Il sogno continua allora e si avvicina, noi lo seguiremo, lo stiamo seguendo da vicino con Hellas 1903 che ha aperto i suoi battenti il 7 di aprile, una settimana fa esatta, continueremo ad aggiornarvi con i nostri servizi, le nostre foto, i nostri video e dunque buona settimana giallo-blu a tutti naturalmente, ci vediamo presto. A presto, ciao.